Ciao a tutti ragazzi e bentornati su No Man's Sky. Allora, io manco da tantissimo tempo e ho saltato alcuni aggiornamenti. Praticamente non vi ho parlato del crossplay, non vi ho parlato del nuovo zaino che ho naturalmente messo nella tuta del mio personaggio. Ho cambiato il casco perché questo è quello che mi piace di più e preferisco avere questo che gli ultimi che hanno fatto uscire. Qui ci sono un po' di missioni che non ho fatto, però ci sono degli aggiornamenti che sono stati fatti oggi. È uscito praticamente un aggiornamento in cui include delle missioni nei mercantili abbandonati. Adesso io non so come attivarli o meno, e andrò a vederli insieme a voi. Qui ho preso tutto, naturalmente questa è la partita che ho, questi 98 milioni, perché questa è una partita che tengo per sbloccare tutti quanti praticamente gli aggiornamenti estetici sui personaggi, sull'astronave, quello che sia. Ma non uso questo principalmente per giocare, ne uso un altro. Tanto ho tre run aperte, praticamente non maxate, ma questa è quella più completa. Solamente il colore non mi piace. Avrei preferito un aggiornamento in cui si potesse cambiare il colore dell'astronave, ma a quanto so si potrà cambiare per il momento solo il colore del mercantile. Allora, andiamo a vedere un attimo. Sì, c'ho pure apertura piena. Vabbè, aspetta. Allora, me la dai? Non me la dai. Vabbè, ci vado direttamente. Vediamo un po' se c'è qualcosa qui, controlli. Ah, eccolo qua, dovrebbe essere questo. Personalizza mercantile, vediamo un po'. Miglioramenti mercantile attivo, spazio carico, acquisire posizionamenti, personalizza aspetto. Vedete, qui hanno aggiunto praticamente il personalizza aspetto. E possiamo cambiare i colori. Perché so? So preclusi. Perché sono preclusi? Come posso cambiare queste pitture? Non lo so. Allora, andiamo un attimo nel Nexus. Vediamo. Allora, sto registrando senza webcam perché sono le 11:40 di sera. Io sono tornato dal lavoro e mi sono voluto subito mettere a vedere le novità. Domani naturalmente sveglio alle 4 e mezza perché devo andare al lavoro. È un bel casino sto periodo. Un bel casino. Allora, andiamo a vedere se c'è qualcosa. Arianna è tornata. Vediamo un po' un attimo se Arianna. Eccola lì, Arianna è tornata. Perché per chi non lo sapesse, Arianna era sparita e nell'ultima missione settimanale era tornata. Vediamo un po'. Ah, vabbè, manco può parlare, Anna, va bene. Tutto multitool fa schifo. Vediamo un po' se c'è qualche novità di multitool. Potenziamento multitool. Questo che è? Perché non ce l'ho? Rimbalzo ballcaster. Crea un campo di antimateria intorno ai colpi dello spudo impulsi, facendo respingere. Aspetta, caso di imbalzo protettivo colpisce un bersaglio a cui non infliggono danni. Vabbè, a sputo. Però non è sputo impulsi, questo è ballcaster. Allora, modulo rimbalzo con ballcaster. E lui mi dice: crea un campo di antimateria intorno ai colpi dello sputo impulsi. Che cazzo c'entra? Vabbè, acquistiamolo. Non so perché. Non ho capito. O se sono sbagliati nella traduzione. Non c'è nient'altro, no? No, questo, eccolo. Sputo impulsi è questo. Crea un campo di antimateria intorno ai colpi del ballcaster. L'hanno invertito praticamente. Caso di rimbalzo dei proiettili colpiscono un bersaglio. Vabbè, questo è per sputo impulsi. Va bene. Era.
Era invertito. Vabbè, era invertito. Come vedete qui c'è chi gioca con console. Fermo un attimo. Console, tutti console, PC non c'è nessuno. Tu? Steam, ok, questo è PC. Il crossplay per esempio è una gran cosa per chi vuole fare partite multiplayer con amici su altre piattaforme, ed è veramente figo. Però allora vediamo un po' un attimo adesso. Ah, eccola qua, mercantile a deriva. Vediamo un po'. Dove? C'è un ico. Ma questo? Ah, mercante di rottami. Non c'è onore nel commercio, ma c'è gloria nella caccia, intruso. Concordi, vero? Ottengo le coordinate. Ah, questo con 5 milioni di unità mi dà le coordinate per cosa? Per un mercantile? Chiedo cosa vende. Allora, i patatici mercantili scompaiono. I deboli sciacalli ne spolpano i letti come le rapaci. Se l'intruso è interessato, però i Viking potrebbe avere delle informazioni. Ok. Sì. Vabbè, paghiamo. Quanto c'ho? Io manco so quanto c'ho. Vabbè, paghiamo. I relitti sono relitti a gloria e gloria. Per trovare i nuovi relitti, nuova gloria, usa quel ricevitore di un nuovo sistema. Quale ricevitore? Che ricevitore? Ricevitore segnale di emergenza ottenuto. Utilizzare il ricevitore individuo nell'inventario tab. Sintonizza il segnale con E. Il ricevitore. Dove cazzo sta il ricevitore? Tecnologia, no. Qua. No, dell'exoduta però. Eccolo. Un ricevitore monouso che scansiona in cerca di segnali di emergenza sulle frequenze dei mercantili. Mercantili da loro abbandonati spesso contengono materiali di recupero preziosi. Va bene. Andiamo. E allora devo uscire prima. Vedi che era giusto andare nella stazione spaziale? Vai. Andiamo nell'exotuta. Sintonizza segnale. Attivato. Attiva il motore impulsi per avviare la sintonizzazione. Vai. Ricerca frequenza. Bella, è carino però come cosa. Molto carina. Eccolo, no. Ma come scansi lo stile? Che palle. Dai, parliamo. C'è la taglia sulla mia testa. Bene. Si sente misericordioso. Ma che cazzo, ma levate va. Vabbè, saltiamo sto combattimento, su. Dove stanno? Chi le vuole? Lui. Via qua, ciccio. Lo scappi.
Vieni qua, dove vai? Dammi qualcosa. Ok, finiti? Andiamo. Troviamo sta ricetta, dai. Eccolo, no. Cubo nero. E poi ritrova pure i buchi neri così. In un sistema dove non c'è buco nero, trova il buco nero. Attira il motore impulso per avviare la sintonizzazione. Va bene. No, era finto il buco nero. Non ho capito. Ha trovato un buco nero ma me l'ha levato poi. Eccolo. Trovato. A terra sul mercantile. Poi dovrò fare sicuramente un video per parlare di chi comunque butta ancora merda su Hello Games e non capisco il modo. Oddio, mo capisco. Me a terra. Non atterrava. Così, fuori il mercantile. Raga, ma che davvero? Vediamo astronave. Accendi la luce. Ciccio, accendi la luce che si vede il cazzo. Ok. Comandi porta. Centro di trasporto? Aspetta un attimo. Blocco totale, blocco negato, accesso negato. Nessun segno vitale di equipaggio rilevato. L'elenco di equipaggio di aereo capitano potrebbe contribuire alla diagnosi dell'incidente. Beh, sì, va bene. Attivo. Immediatamente potrebbe risultare ridotta. Ok. Sì, facciamo. Completato. Allora, si consiglia protezione contro le basse temperature. Sì, vabbè, ce l'ho, dai. Unità di fabbricazione di emergenza disponibile. Accedi ai fornimenti. Sblocca porta. Raccogli scorte di emergenza. No, sblocca porta. Ma che figata è? Ma è passato. Ha cambiato l'inquadratura. Dead Space. Procedere con cautela. Che cazzo è? Ma che figata. Allora, sono ambientati pericolosi, pieni di pericoli, ambientati ostili, di materiale di recupero prezioso, oggetti speciali scambiabili in stazioni spaziali. Ma ce l'ho i slot. Oddio, ce l'ho pochi. Ce l'ho pochi. Vabbè, questo lo mandiamo all'astro. Non posso. Non posso. Il carico pieno, tutto pieno. Allora, leviamo il cosciotto. Leviamo. Guarda che c'ho qua, ma che cazzo c'è da fare. Allora, leviamo il circuito stampato. Ma che c'è da fare.
Poi generale. Vale, va sta roba, dai. Questo level lo posso fare. E questo lo mandiamo all'inventario. Atlante V3, no. Che cacchio metto? Questo lo mando. E questo mando, no, mando da nessuna parte. Va bene così. Allora, però scusa, Scudo impulso. Carica. Naniti 188 buoni. Cioè veramente inquadratura al Dead Space è fichissima. Questo? Te fermi. Dai! Ah, il sodio. Questo? È un casco? Proiettile che ce l'ho. Qua trovo sempre naniti, sempre di meno. Registro. Ok. Supervisore di IA. Contenuto di armadietto personale, ugello e microoggetto. Attrezzatura mineraria. Passa di sicurezza, assortimento di disegni. Ultimo accesso 6 giorni fa. Contenuto di vestiti, di residui veloci. Me ne vado. Va bene. Ovviamente è un'esplorazione di un mercatino. Che cazzo è un guanto? Fermo. Sfogliamolo. Altra cassetta. Che c'è sta? Graniti. Allora, l'inquadratura mi piace da morire, perché Dead Space fatto persona, dammi il sodio. No, questo è ossigeno. Va bene. Questo è niente? No. Carica. Nuvole. Qui praticamente troveremo tutti questi oggetti. Allora, qua naniti e qua un altro frammento di registro. Sonno permanente. Nessun altro segno di vita. Oggetto raro trovato. Passi di sicurezza. Un deformatore bucherellato. La superficie è stata parzialmente sciolta da una sostanza sconosciuta. Ok. Me l'ha dato qua, no? Giusto? Questo qua. 909 unità. Che cazzo ci faccio? Vabbè. Qua c'è niente. Questa gira. Ovvio. Ovvio che gira. Ah, qui abbiamo finito. Girate sedia e poi andiamo. Che cazzo è quel coso? Sì, comunque fermate, oh, sto a schiattare, fermate. Io me ne ero accorto. Vai. 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 Ok. Vado, ti do sparare. Non lo schiatta? Ok, la torretta abbiamo fatta fuori. Allora,
Gradale. Vabbè, ti dà comunque ricompense su quelle note. C'è un po' dei problemi la telecamera così ravvicinata, eh? Questa non si apre, no. Qua sta il forno a microonde, qua sta una cassa. Ok. Saremo mappate 2 di 7. Rivado a terminare le registrazioni. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, vedi? Te da tutti i punti dove puoi andare. Mazza, è grossa però, eh. Porta. Beh, non so piccole comunque. E mi sa che sono, a quanto ho letto, qualcosa ho letto, che sono tutte generate proceduralmente. L'acceleratore quantico, per esempio, vale. Sì, non vale poco. Ok, questo. Proiettili, ok. Armadietti, pugnale Viking. Pugnale Viking. Vi dirò, secondo me è interessantissimo. Attiva terminale teletrasporto. E dove porta? Non si sa. Proiettili. Caricato al massimo. Ah, ci stanno quelle sentinelle. Oh, non l'ho. Ah, sentinella. Vai. Beh. Oddio, a me sembra una gran figata. Però, 28.000. Riscaldante. Poi c'è un'altra cassa. Proiettili. Naniti. Che me dai? Cristallo tempestoso, beh, sti cazzi. Un'altra riscaldante. Acceleratore quantico, qua ci devi venire qui, inventario vuoto. Un altro frammento di registro. Trascrizione automatica audio. Ok, accesso perduto, spargendo plasma ovunque. Esplosione spazio, ma tornano lo stesso. Qua mi sa tanto di alieni, eh. Allora. Fruga. Acceleratore quantico, tutti acceleratori quantici. Naniti, che me dai? Quantico. Beh, questo mi ha coperto. Ok. Fruga. Oh. Ok. Guarda le unità. Naniti. Questo è buono se si vuole riniziare una nuova run comunque, eh. Perché ti dà un sacco di roba. Allora, unità accreditate. Ok, questo ho fatto. Allora, sto stanzino praticamente ho visto tutto. Dovrei aver visto tutto. Dal teletrasporto. Però qua. Ricerca, qua c'è lo sistema di controllo. Override di sicurezza, elenco equipaggio accessibile. Accedi. 5 giorni fa, comandante, capitano Opn. Sì, vabbè, nomi naturalmente impronunciabili. Deceduto 82. Mego Yombi.
aggiorno. Ok. Quindi usciranno i mostri. No, non c'è nessuna traccia biologica rilevata corrispondente al registro di equipaggio. Perfetto. Area oscurata. Teletrasporto di emergenza 5 giorni fa. Sono andato a teletrasporto. Cos'è? Ok. Deve essere molto prezioso perché cerca informazioni sugli ultimi giorni della nave scomparsa. E ho trovato. Modo di trovare il diario del capitano e unità tecnica. Ma comunque è figo. No. Però perché c'ho raggi minerari invece della scusa impulsi? Mainframe sicuro. Ah, dovrò prendere il... Madonna. Che cazzo ne so? La biascazione della nave indica un incidente grave di entità. Verrà disponibile, indica lo stato del capitano per iniziare. Non lo so, deceduto. Quindi? Non lo posso fare, navigatore Hill. Benvenuto navigatore Hill. L'idea di registrare come comandante ad interim. Leggite il capitano. Vai. Sono andati a nuotare nel mare acido. Bravi. Vediamo con così tanti occhi. Ok. Oddio, basta 16. 16 minuti. Me ne vado. Trovato? Quindi quello l'ho trovato. Diario del capitano. Deve essere molto prezioso perché cerca informazioni negli ultimi giorni della nave perduta. Ok. Mi manca l'unità tecnica recuperata. Ok. Allora. Acciaio rinforzato. Che vuol dire? Ciao, ciao, io l'ho forzato. Allora, questo. Basta, 16, 16, 16. Naniti ricevuti 16. Genialata. Genialata. Allora, tutto. Ah, qua no. Qua non ci sono andato. Attenzione. Parte bassa della... dell'ammiraglia. Ok. Scansioniamo sempre perché io mi scordo sempre di scansionare. Eccolo qua, centro di controllo tecnico. Temere teletrasporto. Questo possiamo anche attivarlo. E vediamo qua. Io poi non so come faccio a uscire. Allora, fabbricare energia ausiliare, costruire componente. Compartimento mercantile. Eh sì, mercantile. Estrazione con compartimento attivato, emozione carico, completa, mi carico pronta per raccolta, sì, cos'è? Ah, te dai cosi, modulo mercantile, meno male. Che io non trovo mai da nessuna parte. Ho finito praticamente ad esplorarlo. Fortino sbloccato, sbloccato sciagallo. Sono uno sciagallo, va bene.
Grazie, Lu Gates, sono uno sciagallo. Un altro frammento. E adesso vorrei andare a vedere sulla stazione spaziale perché c'è sta quello lì che puoi vendergli la roba. Allora, qui mi sa che si potrebbe uscire. Si dovrebbe uscire. Capite? Ma quando cazzo la trovo uscita? Allora, questo ok, questo non c'è niente. Vediamo un po' se qua c'è l'uscita. Non ci penso proprio. Sicuramente mi perdo. No. Potrebbe essere quella l'uscita. Vediamo un po'. Col cazzo. Qui c'è un magazzino. Vediamo un po' se c'è sta scritta qua l'uscita. Allora, mettiamoci sul. No, mira, che ammiraglia! L'astronave. Sull'astronave, ok. Qua. 134 metri, quindi qua. Dovremmo andare qua. Sinistra. Qua. Probabilmente, non lo so, sì, ecco qua l'uscita. Via. Abbiamo esplorato. Possiamo andare via. Comunque una bella giunta, dai, alla fine. Dai. La linea di deriva sono caratterizzata l'anomalia, vabbè. Perfetto. Ce ne possiamo andare? Trova un afferente di materiale recuperato, vedi? Quindi andiamo alla stazione spaziale che sta là. O da lui o da quell'altro. Ah no, andiamo dal capanno, dai. Il personaggio quello nuovo. Dai, è fighissimo come è fatto. Ok. Potrai approfittare della tua avventura. Bene, ho molti naniti, facciamo uno scambio. Ah, me dai naniti. Vendo l'elenco dell'equipaggio. Registro ufficiale. Vediamo un po' quanto me dà. 209, così poco. Ah, vedi, mercanti rottami e emissari delle gilde offrono ricompense differenti. Quindi se io vado da quell'altro e da altre cose. Allora lì vendo le cose del capitano. E da questi vediamo un po'. Ultima registrazione del capitano. Sì. Aumenta la reputazione, buono. E basta. Quindi tutto quello che ho recuperato posso venderlo. Per cazzi mia. Allora, poi magari lo esplorerò meglio e vi farò sapere la mia opinione più approfondita su questo aggiornamento. Secondo me è figo. Certo, non è l'update che tutti si attendevano, bla bla bla, tutti che si lamentano, bla bla bla, però alla fine. Cioè, che cazzo gli vuoi dire a Hello Games, scusa? Ma che gli vuoi dire? Dai, dammi il mercantile. Oh, vai. Come sblocca la colorazione del mercantile, come faccio? Controllo miglioramenti. Aggiungi spazio di carico. Ah, aspetta un po' un attimo, poi di pure. Utilizza compartimento espandibile. Cioè, non ho capito se è quello che ho trovato. Vediamo un po'.
Ma quanti ce n'ho? Cioè, posso farlo all'infinito? Ma possibile? Non l'ho capito. Però va a fare all'infinito, possibile? Ora c'ho tutto. Boh. Cioè, alla fine... sì. Capienza massima raggiunta, ma io non so che cazzo ho speso per questo. Mi sa che era buggato. Va bene. Acquista potenziamenti. Modulo di fregata non ce n'ho. Però. Che cos'è questo? I colori. 5.000 naniti per i colori. 5.000, sono botto. Vabbè, famolo blu. Gettoni di ricerca insufficienti. Come faccio i gettoni di ricerca? Scusa, ma prima non mi ha detto quanti ce ne avevo dei gettoni di ricerca. Però me l'ha dato. Faccio una prova, bianco. Appresa. Me l'ha consumato di 5.000. Adesso se io faccio personalizza aspetto. Sì, certo, se me lo fa vedere però me lo fa vedere. Perché me lo fa vedere scuro? C'è qualcosa che non va. Ma non me lo fai vedere. Vabbè, bianco azzurro, che te devo dire? Bianco azzurro. Stai uscendo? No. Aspetta, fermate, perché? Sì, personalizza aspetto. Blu e bianco. Esco. Mi dice che c'ho i gettoni, però me l'ha fatto. Fammi vedere un attimo una cosa. Allora. No, questo. È buono. Tecnologia. Portatile. Bollette da trasporto posso mettermi qua dentro. Teletrasporto no, c'è solo il teletrasporto normale che è una gran cosa. Allora io adesso vado perché devo dormire e domani continuerò a vedere un attimo come è fatto, se c'è qualcosa in più, ma credo proprio di no. Infatti è un mini update, non so se ci saranno altri aggiornamenti in questa estate, ma non credo. Credo di no, ho i miei dubbi per il momento. Allora vado a registrare. Ok, salvataggio. Così me ne vado a dormire. Domani faccio il montaggio video e ve lo pubblico domani, che sarebbe oggi 17.07, penso nel pomeriggio, primo pomeriggio. Quindi con questo è tutto, vi saluto e buonanotte, e buongiorno, buon pomeriggio, dipende da quando vedete.